Dopo il match di campionato si torna nuovamente alla Pala Cicogna per la Coppa Italia, fatalità la TCE Came Treviso ospita ancora la formazione di Viterbo dell'Active Network. Il match ha preso avvio, poi intanto c'è palla recuperata da Giappa, il sinistro e con il corpo il portiere Massafra si lotta veramente su ogni pallone, intanto c'è Azzoni, parte il destro, pallone che esce di pochissimo, quindi ancora Sacconi, parte il destro ed altra parata plastica, ancora in possesso di palla col proprio pivot Giappa, il capocannoniere, e intanto ancora la doppia opportunità Giappa con Massafra, là sulla respinta Turca spedisce fuori Otumeia che evidentemente si è ristabilito, ancora ottima azione da parte del numero 86 con la possibilità e la chiusura da parte di Pietrangelo. Come vedete dalla nostra sovraimpressione, dopo i primi 20 minuti di gioco il risultato è ancora bloccato sullo 0-0. Ottimo disimpegno da parte dell'Active Network, palla persa Turk per Sutton, parte il tiro e la palla che questa volta si insacca. Massafra, una ingenuità, non controlla il pallone. In vantaggio. Attenzione perché dall'altra parte c'è la possibilità del pronto pareggio e ci riesce subito Poletto. Pochi secondi dopo praticamente il gol dell'1-0. Botte e risposta tra le due formazioni. Sutton prova il sinistro e la traversa. Coppa Italia, Otumeia slalomeggia e trova per un soffio Caverzan, non riesce a fare la deviazione giusta, intanto c'è Giappa dall'altra parte, Giappa e clamoroso il gol che si mangia il capitano per cercare di recuperare il pallone, non ci riesce Botosso, parte il tiro all'incrocio dei pali, l'intervento da parte di Massafra. Il numero 23 ancora per Otumeia. Il tacco splendido per la medica, si libera e il gol in contropiede in velocità da parte di Berti. Ottima azione da parte dell'Active Network che è partita da un ottimo tocco di Otumeia e quindi arriva il gol. Poletto gli riprende il pallone. Attenzione Poletto, la possibilità di mettere il pallone in mezzo e questo è un autogol su questo tentativo di cross da parte di Frigerio, si porta sul 3-1 la formazione dell'Active Network. Sacon, vedremo se ci sarà l'opzione del tiro da fuori, infatti è così, il pallone si insacca e quindi l'ultimo tocco dovrebbe essere stato di Del Gaudio sul tiro di Sacon e infatti con il attacco Del Gaudio, palla in mezzo, attenzione clamoroso, non è riuscito a metterla in porta Turk per Sacon. Giappa passa il tempo nel frattempo, intanto la rete di Turk ed eccolo qui, si rifà subito il giocatore a 33 secondi dalla fine, questa volta Turk non si fa trovare impreparato. Il primo tempo supplementare di guida e intanto la rete e si riporta in vantaggio con Caverzan a 3:46 dal termine del primo tempo supplementare. Vantaggio arrivato con la rete di Caverzan circa un minuto fa e vediamo adesso cosa succede, c'è il cartellino giallo di Otumeia e l'espulsione, quindi nulla di fatto, non ha sfruttato l'espulsione di Otumeia la squadra. Intanto arriva proprio in questo istante il pareggio di Giappa, proprio quando appena era rientrato il giocatore di movimento a riequilibrare
La composizione degli uomini in campo, questo destro vincente da parte di Giappa. Vediamo se avrà ancora la forza l'Atkin Network di riportarsi in vantaggio. Ma attenzione perché c'è Giappa, Giappa, il pallonetto che si alza sopra la traversa. E vediamo come andranno questi ulteriori 5 minuti. Davi. Attenzione, parte il tiro e la rete! A 8 secondi dal termine! L'Atkin Network trova il vantaggio e probabilmente la qualificazione ai quarti di finale. La formazione trevigiana subisce gol negli ultimi secondi, come in questo caso. Vediamo se ci sarà il tiro. Parte il tiro e il pallone che si alza sopra la traversa. Si scatena la panchina dell'Active Network per questo successo davvero importante. Finisce qui, può esprimere tutta la propria gioia la formazione ospite.